sindaco spesso ci ha onorato della sua presenza a questo tipo di inaugurazioni. Come dico spesso, io alcune volte mi sono limitato a tagliare il nastro, che era un'idea che era nata comunque da chi aveva governato precedentemente, quindi anche in questo caso c'è stato un accordo a livello chiaramente di progetto e con la città, perché le esigenze erano molto semplici. Perché qui stiamo parlando del centro di salute militare, come potete vedere è veramente molto molto bello, è costruito, mi sono complimentato con lo studio Villani, il papà è di lì, però il figliolo lo vede, si vede il figliolo, assolutamente sì, è costruito anche nel rispetto anche dei colori, come vedete qui c'è un antico monastero di fronte, questo è costruito intorno a un giardino. Prometto, ho già detto all'ingegnere Gianmarinaro, andiamo di nuovo alla forestale, come abbiamo fatto in ospedale, adesso ahimè gli alberelli, la forestale ci darà degli alberelli così, però come tutte le buone cose, se ci sono buone radici cresceranno, quindi si potrà poi anche costruire quel meccanismo di isola che mi confermava l'architetto, è stata proprio la base di questo progetto. Gli operatori lo aspettavano, io vedo il capo dipartimento, il responsabile della struttura, ringrazio la dottoressa perché anche la dottoressa era colei che aveva dato un input iniziale, il monsignore sta arrivando, siamo contenti, ecco io che dire, veramente l'occasione di poter dare come direzione generale dei servizi ai cittadini è quello che veramente paga, cioè, ve lo dico proprio in maniera importante, sentita, al di là di quelle che possono essere veramente, giustamente, perché i luoghi e i posti sono anche momenti di confronto, ci si scambia idee, ecco. Però secondo me anche tra istituzioni continuamente si collabora, noi stiamo tentando di fare delle cose insieme, questo è concretizzare una realtà e col taglio del nastro, dopo la benedizione, mettere a disposizione della sanità vercellese, di tutti coloro che poi frequenteranno quotidianamente questa struttura. Vi ringrazio, do la parola al signor sindaco e poi prima di tagliare. Buonasera. Grazie. Scusate. Cosa dire? Non è stato facile. Qui è ovviamente una cosa fortemente voluta, il risultato è qui da vedere, la qualità del progetto, un'area molto importante perché è alle spalle di una delle vie che vede le case novelle, via Felice Monaco, l'area della piazza Mazzini, il nostro San Cristoforo, gli enti e le istituzioni che ruotano attorno a quest'area. Qui ricordiamo l'asilo, ricordiamo il consultorio, ricordiamo i passaggi della vecchia struttura, un'area veramente strategica, un'area che viene così riqualificata. Ci sono degli obblighi, ha detto bene il direttore, perché c'erano quattro alberelli qua fuori, negli obblighi della convenzione c'è un metro determinante e credo che questa facciata sul luogo verde con la stella di chiostro, da dare i complimenti all'architetto Villani e all'ASL che ha saputo mantenere un'impronta, abbiamo questo meraviglioso chiostro della casa di riposo e abbiamo delle situazioni che vedono nel cuore della città questa struttura, nel cuore della città, nel cuore dei cittadini, che il servizio viene reso è uno dei servizi che forse ci vede tutti più in difficoltà, immaginiamo soprattutto i parenti, la famiglia, le situazioni ingarbugliate dal punto di vista legislativo, no? Dopo leggi che con un tratto di penna hanno voluto qualche volta superare dei problemi senza dare le soluzioni adeguate. Questo è indubbiamente una cosa fortemente pensata, si va a dare un servizio di alta qualità e da un punto di vista di bellezza dei luoghi, di possibilità per gli operatori di agire con la loro professionalità nel migliore dei modi, beh, credo che sia un altro esempio di buona amministrazione. Questo è un risultato che va a sommare agli altri risultati che con la collaborazione in questi ultimi tempi ci hanno visto con
soddisfazione presentare ai cittadini la possibilità di avere dei servizi adeguati. Credo che in questo adesso Vercelli si ponga tra i luoghi della regione per questo tipo di servizio, sicuramente all'avanguardia, con delle, una situazione di eccellenza. Quindi è con grande gioia che oggi c'è questa inaugurazione. Ai giornalisti può sfuggire che difficoltà, perché ogni passaggio, ogni autorizzazione, la demolizione, le distanze, lo scavo archeologico, cioè parliamo di uno dei luoghi più sensibili da un punto di vista archeologico, qui la piazza Mazzini, quindi immaginate poter avere la soddisfazione oggi di tagliare questo nastro. Quindi complimenti a chi l'ha pensato, viene da lontano, e a chi l'ha realizzato, e naturalmente e tutti coloro che hanno lavorato nella ditta, l'impresa, tutti che hanno lavorato e collaborato, a mia volta i funzionari comunali che si sono occupati di questo. Grazie mille. Grazie ancora.